il benvenuto al professor Gianluca Polvani. Benvenuto, bentornato professore. Grazie. Direttore dell'unità di cardiochirurgia al centro, uno dei centri d'eccellenza italiani, il centro chirurgico, cardiochirurgico di il Monzino di Milano. Perché oggi parliamo di un argomento che ci sta molto a cuore, è il caso di dirlo, di malattie cardiovascolari e degli esami proprio per prevenire tutte queste malattie che, ricordiamo, in Italia sono la prima causa di morte. Però c'è una bella notizia, perché una malattia su tre può essere prevenuta grazie a questi esami. Allora, professore, parliamo subito dei sintomi. Quando il cuore non batte bene, quando c'è qualcosa che non va, allora quali sono i sintomi che possiamo accusare? Allora, per definire la sintomatologia e per dare un corretto nome al sintomo, dobbiamo ricordare che la malattia cardiaca normalmente si manifesta in tre elementi che costituiscono il cuore. Se usiamo questo cuoricino riusciamo a capire meglio. Il primo è legato alle coronarie, cioè i vasi che portano il sangue all'interno del cuore. In caso di malattia, si chiama malattia coronarica, il sintomo è l'angina. Nel secondo caso sono le valvole che costituiscono gli elementi all'interno del cuore che possono ammalarsi, la valvola aortica, la mitrale, la tricuspide. Si chiama malattia valvolare e il sintomo in questo caso invece è la dispnea, la mancanza di fiato. L'ultimo è l'elemento invece elettrico che è presente all'interno del cuore che ne dà poi la contrazione e si chiama invece malattia del ritmo o disturbi del ritmo. In questo caso invece il sintomo è la palpitazione. Allora, che cosa accade? Che a seconda del grado di patologia i tre sintomi poi possono mescolarsi fra di loro, incrementare, a seconda del grado di malattia, ad esempio nella stenosi aortica, il sintomo più grave è lo svenimento. Però i primi tre sono la dispnea, l'angina e la palpitazione. E i sintomi, allora, i sintomi veri e propri, no? Di quando il cuore non funziona, stiamo leggendo un po' di, allora, stiamo leggendo palpitazioni, vertigini, appunto il senso di testa vuota, la confusione, ma anche il dolore al torace. Qual è il sintomo principale, professore? Dipende appunto dalla malattia di partenza, perché il dolore al torace e l'angina è tipico quando il soggetto ha una coronaria, i vasi del cuore che si sono ammalati, non arriva abbastanza sangue al muscolo cardiaco e il soggetto lamenta la sensazione di dolore o costrizione toracica. Il campanellino d'allarme, no? Questo per correre, quella malattia è sicuramente la costrizione toracica, che poi è caratteristicamente descritta non come un dito che indica il dolore, ma come qualcosa di profondo, cioè anche nella che interessa qualcosa che non può essere modificato né con lo schiacciamento della cavità né con la mobilizzazione. La malattia invece valvolare non presenta un sintomo così, presenta la dispnea, cioè il soggetto incomincia a lamentare la mancanza di fiato. Ce l'ha ovviamente facendo sforzo, poi man mano che lo sforzo si riduce, la dispnea scompare, la malattia prosegue e la dispnea è presente anche quando lui non fa sforzo. Parliamo della diagnosi. Certo. Allora, gli esami, esatto, per controllare il nostro cuore. Poi io voglio avvertire appunto a casa che noi entreremo proprio nel suo centro, nella sua unità, per vedere in esclusiva questo esame che si fa solamente appunto al centro Monzino di Milano, dove viene esaminato il cuore a 360 gradi in soli 30 secondi. Certo. Poi entreremo. Allora, professore, qual è la diagnosi, gli esami da fare? Allora, se teniamo in mente che tre possono essere patologie dominanti, coronarie, valvole e parte elettrica, gli esami fondamentali sono quelli che fanno riferimento a queste tre. Sono l'elettrocardiogramma basale, sono l'ecocardiogramma e il test a sforzo. L'elettrocardiogramma permette di vedere se ci sono stati problemi dal punto di vista cardiaco, vecchi infarti, o se ci sono problemi del ritmo, uno dei tre che dicevamo. L'ecocardiogramma permette di visualizzare perfettamente se esistono patologie a carico delle valvole. Il test a sforzo permette di visualizzare durante uno sforzo controllato, cioè viene sottoposto a carichi crescenti, se il sangue che passa attraverso queste coronarie passa in maniera corretta o ne passa troppo poco. Se ne passa poco, il sintomo per il paziente sarà l'angina, ma sul test si vedranno delle modifiche dell'elettrocardiogramma per cui si dice è significativo per ridotta riserva coronarica. Professore, in molti casi la pressione è alta, perché insomma tanti italiani soffrono purtroppo di pressione alta, e questa pressione può essere mascherata, no? Insomma, purtroppo è questo uno dei peggiori sintomi, che appunto è tutto mascherato e non ci sono dei sintomi così visibili. Allora, per individuare questa condizione, insomma, che il cuore non va, è necessario mettere l'Holter?
portare la pressione arteriosa, cioè l'ipertensione arteriosa, la pressione arteriosa elevata è sicuramente una delle cause scatenanti della malattia cardiovascolare. Come si fa per cercare di capire se il soggetto in realtà è iperteso o no? Perché la misurazione estemporanea della pressione, il soggetto pigliava in farmacia e scopre di avere la pressione alta, è una pressione estemporanea, in quel caso l'hanno trovata alta. L'holter pressorio è una misurazione della pressione cardiaca nelle 24 ore, permette di capire se ci sono picchi, quando i picchi ci sono, di che entità, quanto perdurano. Allora, una volta che lei riesce a seguire l'andamento nella giornata, sa anche se trattarlo. Dato il trattamento, va ripetuto l'holter pressorio per vedere che questi picchi non ci siano più e la pressione rimanga nei range stabiliti. La stessa cosa lo può fare sul ritmo, si chiama holter cardiaco, che dura 24 ore, ma adesso ormai ci sono holter cardiaci che durano 7 giorni, 15 giorni. Come mai così tanto? Perché a differenza del pressorio in cui lei misura dei dati, il cardiaco misura l'aritmia. Non è detto che in 24 ore lei abbia l'aritmia. Anzi, di solito uno lo mette quel giorno, normalmente non succede, no? Esatto. Per cui se lo metto una settimana è molto probabile che sia facilmente riscontrabile l'aritmia e definibile non solo che tipo di aritmia è, quanto è durata e che cosa può succedere. Sì, da questi esami, professore, insomma, compare una patologia, una delle più diffuse, la fibrillazione atriale, insomma, un italiano su 100 è colpito da questo tipo di patologia. C'è un esame che si fa solamente al vostro centro, si chiama ACTUS, questo sorta di esame che è un po' una sorta di risonanza magnetica a 360 gradi del cuore che si fa in 30 secondi e noi siamo entrati proprio nel suo centro per vedere come funziona questo esame. Guardate insieme a noi. Al Centro Monzino di Milano, il primo e il più grande ospedale esclusivamente cardiologico in Europa, con le terapie più innovative e la ricerca più avanzata. Oggi vi presentiamo una nuovissima tecnologia in grado di mappare il cuore. Professor Tondo, cos'è ACTUS? ACTUS è un nuovo sistema di mappaggio tridimensionale per lo studio e eventuale guida all'ablazione transcatetere di tutte le aritmie, ma in particolare nasce soprattutto per la fibrillazione atriale. Ed è un sistema innovativo in quanto utilizza una sonda che si posiziona all'interno di una cavità cardiaca e non è a contatto con la camera cardiaca, ma non fa altro che ricevere attraverso il sistema degli ultrasuoni informazioni elettriche dalla parete stessa del sistema. Ha la possibilità di raccogliere in un'unità di tempo di pochi millisecondi anche oltre 100.000 registrazioni che noi possiamo utilizzare per comprendere il meccanismo dell'aritmia. Una volta che noi analizziamo questo percorso, abbiamo la possibilità di dirigere eventualmente la parte terapeutica e quindi ablativa nei punti critici. Quindi possiamo dire mappatura e procedimento terapeutico avvengono insieme? Assolutamente sì, cioè la mappatura consente di identificare i punti che noi chiamiamo critici dell'aritmia e poterli eliminare chiaramente con l'ablazione. Noi possiamo mappare e rimappare la stessa aritmia o diverse aritmie che nel corso della procedura si possono manifestare nell'arco di 30 secondi. Qual è la procedura e anche la tempistica di intervento? È necessario un ricovero, perché la procedura non è sicuramente breve, un controllo nelle 24 ore successive e poi può essere dimesso. E per il paziente tornare a vivere una vita assolutamente normale in molti casi? Assolutamente, a patto che gli interventi ablativi vengono fatti in tempi precoci per aumentare la probabilità di successo di cura dell'aritmia stessa. Beh, davvero è un passo in avanti per quanto riguarda l'esame del nostro cuore, però professore, se il trattamento non dovesse dare, no, degli effetti duraturi, che cosa si può fare? Ci sono due aspetti che sono emersi nella bellissima cosa che avete fatto nel servizio. Allora, prima di tutto ha visto che quando c'è questa ricostruzione tridimensionale si vede quest'onda rossa che si muove all'interno. Quello è la propagazione dell'impulso elettrico. Quando uno ha in fibrillazione atriale, l'impulso parte in posizioni diverse, segue percorsi diversi,
è difficile, come diceva il professor Tondo, trovare in un'unica occasione la possibilità di trovare la sede e di risolverla, per cui viene mappato più volte e fino a quando questo percorso scompare. La seconda cosa che dice, attenzione, va fatto in tempi corretti, perché se uno passa a fibrillazioni atriali croniche, il risultato è non eccellente come trattamento, perché perdura la fibrillazione atriale. In quest'ottica abbiamo collaborando con lui, iniziato anni fa, questo trattamento ibrido. Il trattamento ibrido in cosa consiste? È un misto fra la parte chirurgica e la parte aritmologica. Attraverso tre piccoli fori in cavità toracica si arriva, questo è il sacco pericardico, si arriva a vedere il cuore, si fa passare intorno a tutto l'atrio di sinistra un sistema che è in grado di creare una linea di isolamento elettrico. La linea di isolamento si vede, se vuole, si può. Ecco, stiamo vedendo l'animazione in questo momento. L'animazione è il sistema che, arrivato alla parete, assorbe la parete per qualche secondo, manda l'impulso elettrico e fa in modo tale da creare questa piccola cicatrice superficiale che impedisce quella trasmissione dell'impulso rosso, si ricorda, che abbiamo visto, che crea questo ritmo caotico. Al termine, a destra si vede grigio, dove invece prima era rosso, vuol dire si è ottenuto un annullamento della parte elettrica patologica. Con questo trattamento il risultato, cioè il ritmo sinusale stabile, è oltre il 75% a 3 anni. Allora, professore, un terzo delle malattie cardiache si possono prevenire. Quali sono le regole che dobbiamo seguire? Perché ci sono delle regole, no? Soprattutto di prevenzione, soprattutto anche di controllo attraverso una diagnosi, no? Con delle analisi ben precise. Allora, quali regole possiamo dare ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa? Fondamentalmente, abbiamo visto, l'ipertensione arteriosa è sicuramente un elemento molto importante nella genesi di malattia cardiovascolare. La seconda cosa è il controllo della glicemia e del colesterolo. Ultimo, direi, negli elementi è la perdita di peso, perché il soggetto sovrappeso di solito associa quelli che abbiamo già visto, è iperteso, ha la glicemia non corretta, la colesterolemia fuori range. Quindi tutto questo dovrebbe portare a dire faccio prevenzione. Io sono convinto che sia un termine correttissimo, ma uno non può dire ho fatto tutto quello che ho voluto per 50 anni, poi adesso faccio prevenzione. La prevenzione è qualcosa che deve entrare nella mente di tutti e che ha un percorso fin dall'inizio, cioè quelli che sono i fattori di rischio li conosciamo, sono noti, dobbiamo cercare di evitarli tutta la vita. In questo modo non sarà, dice, da adesso faccio la prevenzione, ho vissuto in maniera corretta e quindi non mi riammalo. Un'ultima cosa volevo dire. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Fare esercizio fisico funziona. Bisogna ricordare una cosa, il troppo esercizio fisico è a suo tempo scatenante patologie del ritmo come quelle che abbiamo visto. Per cui moderata, un'attività fisica moderata. I 30 minuti di camminata al giorno, va benissimo. Grazie davvero, professora Polvani, per queste indicazioni. Grazie davvero.